Il magico 2014 delle giovanili rosanero continua senza il minimo intoppo. Nello scorso weekend, la primavera di Giovanni Bosi ha compiuto l'ennesima impresa, vittoria per 3-2 contro l'Udinese nei playoff di campionato e obiettivo ingresso nelle Final Eight centrato. Non sbagliano più un colpo i ragazzi terribili della primavera. I friulani, che pure hanno mandato in campo gente come Douglas Zielinski, che ha già esperienza in Serie A, si sono dovuti arrendere sotto i colpi di Cefas Malele e Accursio Bentivegna, sempre loro due, goleador che timbrano puntualmente il cartellino. A secco, una volta tanto, sono rimasti invece Davide Peterman, che ha sbagliato un calcio di rigore ma segna quasi quanto un attaccante, e Carlo Sembalo, pupillo di Beppe Accardi e recentemente convocato nella nazionale Under 20 del Portogallo. Per la primavera si spalancano dunque le porte delle Final Eight, che si disputeranno dal 4 all'11 giugno tra Rimini e Sant'Arcangelo di Romagna. Avversari del rosa saranno Torino, Juventus, Chievo, Atalanta, Lazio, Fiorentina e Roma. Essendosi qualificato tramite playoff, il Palermo non è testa di serie. Ai quarti di finale, che si disputeranno in gara unica così come le semifinali e la finale, la squadra di Bosi affronterà una tra Torino, Chievo, Lazio e Fiorentina. Le prime tre hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi della regular season, mentre i Viola, che erano nel girone C insieme al Palermo, sono risultati la miglior seconda classificata. Il sogno, inutile dirlo, è portare a casa un altro campionato primavera, dopo quello conquistato nel 2009. Ma forse non è il caso di augurare ai ragazzi di Bosi di fare come quelli di Pergolizzi. Infatti, di quella squadra che si laureò campione d'Italia battendo in finale il Siena, il solo Abel Hernandez, autore del gol che valse lo scudetto, è riuscito a sfondare. Di tutti gli altri, solo Alberto Cossentino è riuscito a collezionare una presenza in Serie A. Per il resto della truppa Pergolizzi, il futuro è stato caratterizzato da un po' di Serie B, tantissima Lega Pro e per qualcuno anche la Serie D. Insomma, il salto dal calcio giovanile a quello dei grandi resta complicato. Ma intanto, nuovi ragazzi di belle speranze con la maglia rosanero si fanno avanti. Gli allievi nazionali allenati da Giuseppe Scurto si sono infatti qualificati per la prima volta nella storia del Palermo alle Final Eight del campionato di categoria, che si svolgeranno nella seconda settimana di giugno. Risultati che inorgogliscono il responsabile del settore giovanile Dario Baccin. Il sogno è adesso quello di lanciare gradualmente alcuni di questi talentini in prima squadra. Prima squadra di cui potrebbe far parte, chissà, anche Edoardo Goldaniga, difensore classe 1993, che quest'anno ha fatto benissimo in prestito al Pisa, ed è in proprietà da Palermo e Juventus. Juventus, che in latino significa gioventù. Forse è arrivato il momento di fare largo ai giovani e dare più spazio alle nuove leve.